Quella sera, poco dopo, ti sei lasciato andare a delle confidenze molto molto gravi, offensive, da cui noi vogliamo prendere le distanze. E a parlare con te quella sera c'era Clemente Russo, ti ricordi, no? Ovviamente eravate in diretta perché, come voi ben sapete, al Grande Fratello ci sono microfoni e telecamere ovunque, anche quando voi levate i vostri, comunque siete ripresi H24 e noi possiamo sentire tutto. Hai citato tante cose, tante circostanze, che adesso non voglio certo ferire nessuno, ma solo per farti capire quanto grave sia quello che è stato detto. Ti faccio vedere pochi secondi, ovviamente. Tu? Ma che cazzo stai dicendo? Non ti credo manco se ti vedevo. E spiega. Tu lo sapresti fare? Eh? Lo sapresti fare? Io giù tutta la lista. È finito. Vuoi dire qualcosa, Stefano? No, non devo dire niente perché quello che ho detto comunque rispecchia come sono le cose, quindi cioè, ora non ricordo nel particolare, però non penso di aver detto niente che non sia che rispecchi la verità. Allora te la voglio dire io una cosa, da donna, e credo di essere in questo momento portavoce di tutte le donne qui in studio e anche ovviamente chi ci segue da casa, perché sentire un uomo parlare così e fare una lista, un elenco, credimi, è proprio di basso livello, di cattivo gusto, Stefano, non si fa. Però devi capire anche che comunque tra uomini certe cose si dicono e non nascondo che quando siamo qua noi non ci ricordiamo di dove siamo e chi ci ascolta. Ciao Alfonso, vuoi dire qualcosa? Ciao Stefano, Alfo. allora io ti voglio dire una cosa. Tu hai detto bene prima, cioè occorre che un genitore da separato guardi sempre e comunque al bene dei suoi figli con intelligenza. Purtroppo, questa lista della spesa non era né intelligente né a favore dei tuoi ragazzi, perché tu sei un padre di famiglia, chiaramente. Allora, cioè io capisco perché ti conosco anche al di fuori di queste telecamere. Tu sei un po' un guascone, come si dice dalle tue parti, un bischero, però qui non è uno spirito da bischerata. Perché è vero che, o potrebbe essere vero, nessuno di noi lo può sapere, solo tu lo puoi sapere, che quella che hai raccontato a Clemente sia la verità. Ma la verità fa male a volte, soprattutto quando è amplificata davanti a milioni di persone, Stefano. Quando ci sono le donne che sono madri di famiglia. Le donne non sono un album delle figurine dove con l'amico di turno dire cielo, cielo, manca, manca, perché questo è tutto un altro discorso. Quindi, dato che ti conosco e la cosa è grave, perché è grave, io credo che tu ne usciresti alla grande, innanzitutto chiedendo scusa a tutte le persone interessate, perché le scuse ci vogliono, ma ti dirò un'altra cosa che non ci bastano neanche le scuse. Capisci? Cioè bisogna proprio che tu cambi atteggiamento all'interno della casa, perché non puoi essere il ragazzotto che al bar fa il gagliardo con l'amico davanti a un bicchiere di vino. Il tempo delle guasconate, Stefano, è finito.